riprendi? Signore e signori, buonasera. Ci sono io, penso che non sia il caso di dirlo, tanto ci si conosce tutti. Rappresento in questa occasione la scuola di Liuteria Toscana. Quest'anno abbiamo deciso con il collega Francesco di costruire uno strumento, un violoncello, e di non venderlo, cioè di non metterlo sul circuito commerciale, ma abbiamo deciso di decorarlo, denominarlo il Sestese e tenerlo da una parte per offrirlo alle istituzioni qualora dovessero fare delle serate importanti con il nostro strumento, il Sestese. Ora, vi dico subito che c'è già stata una grossa contestazione perché la mia mamma l'ha aperto Bisenzio 7, ecco, il Sestese l'ha già detto. Cioè Fabio, ma tu mi hai detto che noi siamo di Colonnata, e allora gli ho spiegato e insomma non lo potevo chiamare il Colonnatese perché sennò ovviamente il Comune di Sesto ci tagliava fondi, allora automaticamente allora per protesta lei non è venuta stasera. Cioè abbiamo Colonnatese 100%. Comunque dicevo, abbiamo deciso di decorarlo, per cui in questa occasione per la decorazione, questo l'ho costruito io, però diciamo ci hanno partecipato a più mani. La decoratrice si chiama Erika Prearo, è veneta. L'oro che è stato utilizzato, perché è foglia d'oro, è stato concesso da Manetti Battiloro di Campi, che noi ringraziamo, non so se stasera c'è qualcuno che lo rappresenta o qualche cosa. Ringraziamo chiaramente il Comune Sesto Fiorentino e la biblioteca che ci ha dato questo spazio per presentarlo al pubblico. Vi descrivo semplicemente l'immagine, cioè il marchio che è sul foglio d'oro con il simbolo della scuola di Liuteria Toscana. Sotto ci sono due dee, una è Euterpe, la musa della musica, che fa il segno di silenzio, perché la Liuteria purtroppo ha dei retroscena segreti, tutti, che non devono essere svelati. Dall'altra parte invece c'è una dea un po' strana per quanto riguarda, cioè di solito non gli vengono dedicate tante, è la dea dell'eresia. Ora, come costruiva Sesto Fiorentino, era nostro interesse farti sapere che eresia in realtà vuol dire scelta. Per cui uno, il messaggio è questo, uno è libero quando può scegliere, perché se non può scegliere non è libero. Questo è il violoncello che ispira la libertà quantomeno di scelta. Poi il resto sono foglie d'oro, il resto, chiaramente c'è un drago, ma quello lì si è ripreso direttamente dall'iconografia della Eresis e basta, niente. Lo strumento è stato suonato solo dalla violoncellista che lo proverà stasera, che è Cecilia Biondini, una professionista con i controfiocchi, e che ha, purtroppo no, ancora si deve aprire perché è uno strumento che è finito due mesi fa, quindi non è da dire che sia ancora, ci vorrà perlomeno ancora un anno perché lo strumento riesca a entrare, a rendere al massimo di quelle che sono le sue potenzialità. Comunque, in ogni caso, questo è quanto. Io non aggiungerei altro, vi lascio al concerto, ora l'assessore Bruschi che viene qui ci farà un intervento istituzionale, io sono qui a disposizione. Allora grazie, innanzitutto io porto il saluto dell'amministrazione e desidero ringraziare sia per lo strumento che è stato messo a disposizione delle istituzioni e quindi mi sembra di capire che più lo siamo e meglio è, perché no, prima, raggiunge una performance, esatto. E cosa, quindi anche questa è importante. Allora, questa è la prima iniziativa a cavallo sia da Maggio di Libri che del Palco in Biblioteca, perché è inserito nei due programmi. Quindi è la prima iniziativa musicale che dà un po' il via a quella che sarà la programmazione. La programmazione che durerà per tutto giugno e per tutto luglio, quindi sarà ricca di eventi. Il programma, che è ancora in stampa, però lo potete trovare già sul sito della biblioteca. Quello che vi voglio ricordare è anche l'appuntamento di sabato notte della Notte Bianca in Biblioteca, quindi è un evento particolare che coinvolgerà dai piccini ai grandi, un'occasione per vivere la nostra biblioteca al massimo. Quindi io non vi voglio rubare altro tempo, ringrazio nuovamente e anche il messaggio che ci avete dato, perché di questi tempi non è banale, mettiamola così, è quello, i messaggi passano anche attraverso queste cose, la cultura del
Grazie. Dagli una cordatina, fai un pochino. Io, se mi permetti, Fabio, voglio dire solo due cose. Ho cercato di fare un piccolo programma in cui ci fosse un excursus musicale e una storia musicale di quello che è, come è stato utilizzato il violoncello dal 1600 fino ai giorni nostri. Perché comunque il violoncello è sempre stato presente ed è stato utilizzato in diverse maniere e in diverse composizioni proprio per far sentire le diverse sonorità e i diversi modi in cui si può ovviamente utilizzare. È proprio sono pillole di spot di secoli e cercare un programma divertente e allegro non è sempre così facile. Quindi ci sono delle cose magari conosciute, delle cose invece che sono un po' più ovviamente particolari, ma che avevo piacere di suonare con questo strumento e che mi hanno dato ovviamente l'onore. Io ringrazio di questa cosa perché è sempre bello partecipare a queste cose culturali e soprattutto di cuore, secondo me. E spero che insomma sia abbastanza gradito e soprattutto che il vento mi consenta di continuare a fare questo concerto. Scusate. Una mano, diccelo, Adesso spero di no. Ecco, adesso sì. Ora sì, scusatemi, solo che sono quelle cose che. Esatto, perfetto. Speriamo che mantenga tutto quello che deve. Thank you.
Thank you.
che l'hai scelto tu. Lo so, lo stesso. Venga suonato veramente tante volte in tante manifestazioni, soprattutto dai violoncellisti anche della zona, che abbiano la possibilità di vederne. Il mio augurio è quello.